Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati qua su Farming Simulator 17. Allora ragazzi, rieccoci qua. Dunque, ho ricevuto parecchi, diciamo, commenti riguardanti questo nuovo trattore. Non è piaciuto a tutti il nuovo trattore, a qualcuno sì, a qualcuno no. Poi qualcuno giustamente mi ha detto: Nick, guarda, se accumulavi qualche altro spicciolo in più potevi benissimo prendere questo. Per 5.000 euro in più già avevo un po' di cavalli in più. Vabbè ragazzi, diciamo che a quel punto ovviamente la questione c'è una certa questione. C'è sempre un trattore migliore per qualche euro in più. Perché allora se pigliavo questo, ma guarda, ma c'è quest'altro che è meglio. Quindi ragazzi, alla fine comunque io non mi pento di aver preso questo trattore, perché comunque volevo un trattore potente, a prescindere, ne volevo uno abbastanza potente. Lui è potente e anche nuovo, non l'avevo mai usato in vita mia, quindi non mi pento di aver preso questo. Ora magari, ok, questo aveva il caricatore frontale e questo no, ma il caricatore frontale ragazzi non è un problema, perché già ce l'ho, è qua. Quindi non è la fine del mondo, insomma. Comunque ragazzi, a parte ciò, rieccoci qua. I terreni crescono in modo strano e non capisco il perché, di preciso. Tutto va un po' strano. Allora, che facciamo? Mettiamo il gioco veloce. Così qua inizia un po' a crescere tutto. Anche se le cose un po' sono già cresciute, diciamo, ma vanno un po' come devono andare. Allora, facciamo così. Mentre che il gioco è veloce e la roba cresce, noi ragazzi andiamo sotto, perché vorrei andare a rimuovere gli alberi che Podrak mi ha buttato a terra senza buoni motivi. Quindi vediamo un po'. Per ora stacco questo, vado a prendere questo. E lo portiamo giù. Intanto inizia ad arrivare la notte, ovviamente, ma raccoglieremo di giorno. Wow, 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 wow. Ok. Teniamo le luci accese. Sì, ma ormai aspetta, momento. Ma per quanto riguarda l'offerta speciale, quant'è che durava? Intanto gli animali, raga, hanno finito il mais, accidenti. Prossimo maiale fra 20 ore, ne abbiamo 11. Fra 20 ore abbiamo anche un'altra pecora. Ma queste pecore non me le fanno mai. Finanze, prezzi, non ricordo per quanto tempo ancora dura il cippato. Però vabbè, alla fine è calato penso anche già un po', non è che... Lasciamo perdere, va, o no, oppure... Vabbè, allora facciamo una cosa. Voglio andare... Vabbè, la vendo qua in fattoria. Non so se il prezzo in fattoria è uguale a quello del avete presente, no? Che c'è l'offerta. Non so se qui vendendola in fattoria riuscirò a guadagnarci gli stessi soldi. Magari facciamo una bella prova. Mamma mia, giocare in single player, che fluidità magnifica. Una bellissima fluidità, raga, fluidissimo. Accenditi. Vai. Vai. Ok, abbiamo fatto il pieno? Non proprio, ma andiamo a vendere, va. Oh, ma c'è ancora della legna giusto qua. C'è della legna proprio dietro l'angolo. E allora già che ci sto,
me la vado a macinare. Oh, ho visto qualche altro pezzo di legna. Ah, eccolo. Si mimetizza bene. Vai così, che sono soldi pure questi. Ok. Vediamo. 100%, hai visto che ce l'ho fatta? Quindi facciamo una prova adesso. Vado a vendere qua. Voglio vendere un attimo qua e poi rivendiamo un'altra volta qua. E voglio capire quanto mi dà tra ora che c'è l'offerta, diciamo, speciale, e dopo, che teoricamente l'offerta non c'è. Poi, come sempre, lì c'è un buco che non mi spiego neanche il motivo. Cioè, non so che diamine succede, ma le cose crescono in modo anomalo. Vai così. Fermo. Allora, abbiamo 15.000. Vediamo un po' il guadagno. 2.000 euro li abbiamo fatti. 3.000. 3.500. Ok, rimettiamo il gioco veloce e vediamo con un pieno dopo quanto guadagniamo. Abbiamo fatto 3.500 e il prezzo è rimasto abbastanza invariato. Vediamo dopo con un pieno quanto mi pagano. Quindi facciamo scorrere il tempo un'altra volta veloce. Stavolta in modo definitivo facciamo passare la giornata e andiamo un po' a vedere. Quindi se mi danno di nuovo 3.500, così capisco che quello mi paga ad un prezzo fisso, oppure in modo diverso. Scarica un po'. Ok. Vediamo un po'. Andiamo nell'altro albero. Ok. Ma che bello. Tutto acceso, luci accese, possiamo lavorare bene così. Vai, 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 vai. Mazza quanti costi. Almeno ho tolto quel... ecco, effettivamente un'altra cosa importante. Qualcuno mi ha detto: Nick, ma perché hai venduto il trattore rosso che ti serviva di qua e di là? Ragazzi, il trattore rosso costava un botto di soldi in manutenzione. E quindi l'ho tolto per quello. Troppi soldi in manutenzione. Adesso difatti stiamo teoricamente risparmiando. Difatti se io compro una mia trebbia, quella che ho ora, la vendo perché mi costa un botto in manutenzione. Non è che a me non mi piace tenere più trattori e soprattutto magari due mietitrebbie, ma con i prezzi di manutenzione attuale è troppo. Costa veramente troppo. Vai, 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 vai così. Ma sta scaricando? Non mi è ben chiaro se sta scaricando nel cassone. Sì, sta scaricando nel cassone. Ok, tempo che ancora il tempo avanza. Noi ci occupiamo dei danni causati da Podarak. Visto che mi ha distrutto tanti alberi. Intanto l'offerta speciale che c'era per quanto riguarda il cippato è passata. È rimasta una certa offerta speciale per quanto riguarda, mi credo, le barbabietole. Ok. Guarda una pepita. Guarda che fortuna. E guarda che ancora c'è roba da scaricare. Una pepita, raga, una pepita.
Seconda pepita trovata, raga, mi avete detto che se trovo almeno 10 pepite, il gioco poi mi segna dove si trovano le altre 100 pepite. E se trovo le... se trovo tutte 100 le pepite, mi avete detto che il gioco mi dà 1 milione di euro. Quindi insomma è una cosa interessante. Ovviamente so benissimo che ci stanno delle mappe su internet che ti dicono dove stanno tutte le pepite, ma non è certo, a me non mi piace fare queste cose. Se riuscirò a trovare altre 8 pepite, raga, magari poi andremo in giro a cercare le altre. Che tutto sommato, insomma, 1 milione di euro fa comodo. Tutto sommato, anche se non è realismo, posso anche accettare questo piccolo bonus che mi sono faticato eventualmente, va. Giusto? Ci può stare, vabbè, dico, tanto ho perso un mucchio di tempo ad andare in giro a raccogliere le pepite, ci può anche stare. Ma se mi prendo la mappa, no, poi con la mappa si tratta di barare. A me pare strano che Podrak non ha visto la pepita. Forse in multiplayer non appaiono. Forse in multiplayer le pepite non appaiono e forse è per questo che Podrak non l'ha vista. Perché sennò teoricamente, voglio dire, boh. Allora, il gioco ancora è messo veloce, ma mi pare che la piantagione qua non è ancora del tutto pronta. Mannaggia! Oh, finalmente la notte è andata via. Ok. Oh, il raccolto è pronto. Solo che c'è del raccolto che non è pronto. Vai così. Allora, siccome c'è del raccolto che non è pronto, stavo pensando eventualmente di aspettare in modo che cresce tutto uniforme. Perché guardate un po', richiesta di parlana. Ok, vedete che qua il raccolto non è cresciuto. Pensavo di aspettare e farlo crescere. Scusa, quanto vale la lana, mo? Vabbè, alle volte vale anche di più, raga, la lana. Non è una vera e propria offerta tanto particolare. Non mi interessa. Comunque, quindi sto pensando di aspettare ancora un po' e far crescere anche quel pezzetto. Però c'è il rischio che... Speriamo che non appassisce, insomma. Penso di no. Speriamo di no. Tempo che mi levo st'albero. E andiamo a tagliare il raccolto. Oh, e che diamine, ste mani da 2 lire. Accidenti, raga. Potevano fare una presa migliore, no? Leggermente migliore almeno. Ok. Va là, guarda quanta legna che ho messo dentro. Vai così, perfetto. Ok, vediamo un po'. Peccato che mi sa che il pieno no. Vediamo un po' la situazione con la mappa. Ok, non è, vedete che qua e qua non è pronto. Pronto per raccolta. Speriamo che non lo facciamo appassire, raga, ma il prossimo stadio dovrebbe essere quello buono. Il prossimo stadio dovrebbe essere quello giusto. Quindi ormai mi taglio l'ultimo albero, già che sto qua. Eccolo! Oh, finalmente. Guarda che cade proprio sul terreno. Piuttosto probabile. Ok.
Occupiamoci di quest'ultimo albero e poi iniziamo la raccolta. Ormai devo vedere quanto guadagno con un carico di legna. Quanto vale mo la legna? Prima era 2... guardate, non è che si è abbassato molto il prezzo della legna, del cippato. Cos'era? 210, tipo? Non mi ricordo. Si è abbassato di pochissimo. Quindi alle volte queste offerte speciali... non è che sono così speciali. Uno va a finire che ci rimane pure fregato. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Ma st'albero è proprio grande, eh. Vai, 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 vai. Mannaggia. Ok, stavolta il pieno ce l'abbiamo di sicuro. Perfetto. Quindi avevo guadagnato 3.500 prima. Vediamo adesso la situazione. Andiamo un po' a vendere. Vediamo quanto mi farà guadagnare. Qui c'è da iniziare il raccolto. Oh, gli alberelli che iniziano a crescere. Guarda te. Finalmente i miei alberelli iniziano a prendere forma. Allora, avevo fatto 3.500 euro. Vediamo questa volta. Vediamo. Difatti, secondo me il prezzo si basa sempre con il prezzo della segheria. Penso che non cambi molto. Ok. Vediamo di iniziare quindi con il raccolto. Let's go. Cominciamo col frumento, raga. No, 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 no. Fammi la paglia, oi. Che so soldi. Che cacchio, non ne fa più? Ah, ok. Ok, meno male che me ne sono accorto abbastanza in fretta. E trebbiamo un pochetto, raga. Quindi, dai. Abbiamo visto che penso... quindi che vendere in fattoria il cippato, penso, credo che il prezzo sia uguale a quello della segheria. Speriamo che è così. Ok. Ora comunque, raga, sto a riflettere che tipo di acquisto posso iniziare a pensare di fare. Ovviamente non appena ho i soldi, non certo ora. E quindi iniziavo a pensare, o mi compro il terreno 19, visto che lo posso comprare al prezzo più basso possibile. O se no, non lo so, ovviamente sto pensando, devo anche prendere una nuova mietitrebbia, che questa è troppo vecchia. E magari anche un altro trattore più nuovo, ma non costoso come quello. Un trattore meno costoso, ma comunque buono, per non pagare troppi soldi in manutenzione, più che altro. E ovviamente dovrei anche iniziare a pensare pure ai girasoli, mais. Insomma, c'è tanta roba che dovrei prendere, ma ovviamente ci vogliono i soldi, raga. E tutto sommato, a poco ci stiamo portando avanti, no? Almeno il trattore buono, buono almeno c'è. Almeno un trattore che ha tanti cavalli ce l'abbiamo, è nuovo e quello ci tornerà molto utile. Vediamo piano piano cosa riusciamo a fare. Magari il terreno 19 lo prendo lo stesso, perché tanto alla fine un terreno in più comunque significa soldi in più da guadagnare. Anche qua ci sta altra legna, vedete? Podrak che mi combina. Podrak mi taglia la legna in giro e me la accatasta così, no? E mi rovina anche un po' il paesaggio, no?
Ecco così che ci portiamo avanti con un nuovo raccolto, con nuovi soldi da fare e nuovi acquisti da fare anche. Andiamo direttamente a scaricare nel cassone, già che ci sto. Ok, già che ci sto, vado direttamente a scaricare qua. Ok, a posto. Andiamo avanti con il raccolto. Ok ragazzi, ancora due strisce e ho finito almeno di trebbiare questo terreno. Circa due strisce, vediamo un po'. Però ho quasi anche fatto il pieno di nuovo qui nella mia trebbia. Ma almeno abbiamo anche fatto un buon raccolto. Dovrò anche dare un'occhiata in giro, magari becco queste pepite. Devo stare un po' con gli occhi più aperti. Oh, 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 ah, ok. Aspetta. Devo scaricare prima di girare. Andiamo a scaricare un'altra volta. Comunque ragazzi, io penso che con il gameplay mi fermo qua. Purtroppo il tempo vola, i minuti sono pochi e c'è troppo 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 da fare. Quindi io penso che per il momento mi fermo. Poi magari se trovo gli amici online cerco di far giocare anche loro, così magari riusciamo a fare più cose in pochi minuti. Quindi ragazzi, per il momento io mi fermo qua. Ma se voi avete qualche consiglio da darmi riguardo ai futuri acquisti, o se avete qualche suggerimento in generale, lasciatemi scritto pure nei commenti, raga. Iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se questa serie vi sta piacendo. Io raga vi saluto, ci becchiamo presto. Ciao, alla prossima.